ti presento, ti passo il microfono e saluti, ok? Va bene. Come sta procedendo la tua campagna di abbracci gratuiti? Bene, ho scommesso con uno, appena arrivo a 1000 abbracci contati vado in skate. E adesso siamo a quota? Siamo a quota 2,70. Dai, ti faccio arrivare a 2,71. Siete mai stati intervistati da Bocconi TV prima? No, purtroppo. Tutti gli anni, anche più volte. Vuole combattere il Kipsi. I fratelli purtroppo hanno fatto una fine orrenda e anche molto ingiusta. Quanti terroni ci sono in questo gruppo di 4 persone? 3. Io non sono terrone, ma sono immigrato. Perfetto. Il networking serve per trovare un lavoro o per scroccare i drink? Per scroccare i drink. Scroccare i drink. Una sangria o due spritz? Una sangria e due spritz. Tutto assieme, perfetto, grazie ragazzi. Denver, che invece lo vedo molto, molto concentrato per è pronto a fare una giornata di cammino. In realtà no, porta gli occhiali apposta perché è molto distratto, gira un po' a cazzi suoi. Quindi nel frattempo hanno perso un sacco. Sì, qua. Allora, qua la definizione di altalenante è Giulia. Diciamo che ha perso la scarpetta nel... come si chiama sta cosa? Nella grata ha perso la scarpetta e qualcuno gliela ha dovuta rimettere come a Cenerentola. Ma queste sono ciabatte in realtà, gliela trasformate... È la fatta madrina che gliela ha trasformata in scarpe. Se dovesse scegliere come animale domestico tra un orso e una giraffa, che cosa prendereste? Direi orso perché la giraffa non mi sta nel soffitto di Dubini. Quindi significa che vivi in una caverna? Sostanzialmente sì. Bocconi TV, mi raccomando, se Bocconi vuol dire mangiare, anche mangiate la sapienza voi. L'ultimo anno sono scappati. Per voi è più importante la pizza margherita o di che colore la pizza alla mozzarella? Guarda, ti risponderei in un altro modo, però siccome non voglio essere volgare, ti dico la pizza margherita. Come mai siete così spessi oggi? Lo siamo sempre. Hanno detto che sei pazzesco, come mai? Le persone mi hanno costretto a fare un profilo TikTok. Ragazzi, ve lo dico anche a voi, l'acqua fa ruggine, la sangria disinfetta, quindi bevete sangria. Ciao Bocconi TV, Marzia mi ha obbligato a fare questa cosa. Mi hanno conosciuto male l'anno scorso, ma quest'anno sono cambiato, sono più tranquillo. Bacio anche tre ragazzi, mi è piaciuto, ma io sono inclusivo. Alcuni dicono che la sangria, che Gesù all'ultima cena non diede vino ma sangria, è vero? È vero. Gesù trasformò l'acqua non in vino ma in sangria, perché la sangria è santa, la sangria ti fa passare ogni problema. Ma svegliato il gatto, però è tutto a posto. Graffiava la porta, rompeva. Come si chiama il gatto? Mila. Salutiamo Mila che ci segue sicuramente. Dalla mattina alla sera sempre là, studio un po', cazzeggio. Dice cazzate, non lo vedi mai in buca perché non studia mai, sto scemo. Io anche studio poco, però non l'ho mai visto, quindi le poche volte... La verità sta nel mezzo. Ovvero che nel dubbio tra studiare e non studiare neanche ci pensi. Neanche ci penso. Benissimo. Lui ha problemi col fisco, però... Mai dichiarato nulla, non credo lo farò in futuro. Cosa ci dedichiamo? Ma non so, al golf è il motivo per cui sono entrato in Bocconi. E tu perché sei entrato in Bocconi? Non per il golf, forse per i golf. Ah, quindi non ti vestivi già da soldatino ancora prima che soldatino esistesse? No. No. Mi dispiace. Chi è che vince più spesso tra di voi? Io qui un pochino. Femmia. Quali sono le vostre domande tipo? Le nostre domande tipo non ne abbiamo, le nostre domande tipo sono la prima cosa che passa in mente. C'è qualcuno che alla fine del gioco lancia in aria le carte, sfinito? Molto spesso. Diciamo che volano sedie anche tavoli.